Stai guardando alberi, alberi normali, e qui sulla Terra di solito non li vediamo in questo modo perché i nostri occhi possono vedere solo un piccolo frammento della luce che colpisce il nostro pianeta. Adesso stai guardando le piante come appaiono appena fuori dall'intervallo visibile, oltre all'estremità rossa dello spettro, grazie ad una specie di telecamera in grado di vedere in luce ad infrarosso. Questo mondo nascosto di colori invisibili a noi contiene indizi sul perché gli alberi e le piante hanno questo aspetto qui sulla Terra e anche su come potrebbero apparire su altri pianeti. Oggi vi parlerò di piante, fotosintesi e infrarosso. Rimani con me fino alla fine di questo filmato e scoprirai cose davvero sorprendenti. Io sono Andrea, sono un biologo e questo è il canale Rimani Curioso. I telescopi e la tecnologia stanno diventando sempre più sofisticati e migliorano via via, e un giorno nel corso della nostra vita potrebbero rilevare segni di vita su un pianeta lontano in orbita attorno a un'altra stella. È davvero fantastico, dobbiamo solo sapere cosa cercare. La vita richiede energia, è una regola universale. La principale fonte di energia qui sulla Terra proviene dal Sole, anche se in realtà potrei essere alimentato a piadine e a caffè. Alla fine tutta l'energia contenuta in tutte queste cose può essere ricondotta agli esseri viventi, le piante, che sfruttano l'energia proveniente dalla luce. La fotosintesi sfrutta il fatto, fondamentalmente, che c'è una fonte di energia gratuita che piove dal cielo. Quindi è molto probabile che anche altri esseri viventi su altri pianeti raccolgano questa energia dalla propria stella per alimentare la vita. La parte difficile è che c'è bisogno di un modo per catturarla. Qui sulla Terra, nel profondo delle foglie verdi, che avviene in un luogo chiamato cloroplasto, dove speciali molecole di pigmento possono in realtà catturare la luce per alimentare la fotosintesi. Ma sulla Terra le nostre piante non utilizzano una luce qualsiasi e scopriamo che sono un po' schizzinose. E questa loro pignoleria spiega anche perché sono verdi e perché appaiono così, e quando le osserviamo con la luce infrarossa le vediamo così. Spero che ti piaccia un po' di fisica applicata in un contesto biologico. Quello che vedi è lo spettro della relazione elettromagnetica che possiamo vedere. Quella emanata dal Sole, noi riusciamo a percepire solo un piccolo frammento di ciò che c'è fuori nell'universo. La risposta semplice al motivo per cui le nostre piante sono verdi è che fanno rimbalzare la luce verde, cioè la luce che assorbono di meno e quindi riflettono di più. Ma un fatto strano, la Terra orbita attorno ad una stella che emette tonnellate di luce verde. E qui mi viene subito una domanda: perché le piante la riflettono invece di utilizzarla? E perché le piante non utilizzano tutti i colori della luce disponibili? E perché non sono nere? La risposta è presto data. Perché miliardi di anni di evoluzione hanno insegnato alle piante a lavorare in un modo più efficiente e non più difficile per catturare la luce. Ma mi prendo proprio un piccolo minuto per parlare di fotosintesi, che è un processo davvero complesso, ma si riduce a questo. All'interno delle cellule vegetali ci sono speciali pigmenti che catturano i fotoni e sfruttano l'energia della luce per rompere le molecole d'acqua e rubare i loro elettroni che rilasciano ossigeno, che ci fanno respirare. Poi prendono questi elettroni e li usano per costruire molecole di zucchero dall'anidride carbonica. I fotoni sono le unità base della luce, ma non tutti i fotoni sono uguali, trasportano energie diverse nell'estremità più blu dello spettro nell'ultravioletto e oltre. Un fotone trasporta più energia. Nell'estremità più rossa dello spettro e oltre, i fotoni trasportano meno energia. Quindi un fotone nell'ultravioletto è come una batteria completamente carica, mentre un fotone rosso è una batteria parzialmente carica. Ora ci vuole una quantità molto specifica di energia per dividere l'acqua durante la fotosintesi e ottenere i suoi elettroni. Se una pianta inserisce un fotone UV, può ottenere abbastanza energia, ma può anche sovraccaricare e danneggiare la pianta. D'altra parte, se inseriamo un intero gruppo di fotoni infrarossi, non otteniamo abbastanza energia per far qualsiasi cosa e finiamo per surriscaldare la pianta.
Quindi le piante verdi hanno trovato il punto e hanno meccanismi meglio sintonizzati sulla luce rossa. La luce rossa non è molto forte in termini di energia, ma ce n'è molta in giro. In questo modo possono assorbirla in grandi quantità e compensare la differenza. Come abbiamo visto, la luce blu ha più energia di quella che servirebbe e quando le foglie catturano questi fotoni riducono questa energia a un livello più basso, più sicuro, proprio come fanno i trasformatori delle linee elettriche ad alta tensione. Le piante producono dei pigmenti colorati che svolgono a tutti gli effetti delle protezioni solari molecolari per assorbire tutti quei pericolosi raggi UV e oltre nel vicino infrarosso. Praticamente riflettono tutta questa luce in modo da non surriscaldarsi, motivo per cui hanno questo aspetto su una fotocamera speciale, che è stata modificata per vedere questa luce nel vicino infrarosso, che è normalmente invisibile a noi. Ma non abbiamo realmente ancora risposto perché le piante verdi non siano state il primo tipo di fotosintesi ad evolversi sulla Terra. Prima delle piante verdi e prima dei loro antenati cianobatteri esisteva un'altra famiglia di fotosintetizzatori, i batteri dello zolfo viola. Probabilmente gli oceani primordiali della Terra erano pieni di questi ragazzi. Utilizzavano il pigmento viola che assorbe la luce verde e riflette quella blu e rossa, sostanzialmente l'opposto delle piante verdi. Quando apparvero i primi cianobatteri, i batteri dello zolfo viola stavano utilizzando tutte le lunghezze d'onda verdi disponibili. Quindi, invece di competere con loro per questi fotoni, gli antenati delle piante odierne approfittarono delle lunghezze d'onda rimanenti che non venivano utilizzate, appunto quella rossa e quella blu. I fotosintetizzatori verdi gradualmente presero il posto di quelle viola e infine divennero piante e alberi. Tutto questo insieme, il mix di lunghezze d'onda emesse dalla nostra stella e la lunghezza d'onda di luce assorbita e riflessa delle piante che ricoprono il nostro pianeta, questa è un'impronta digitale di come appare la vita dallo spazio. E parlando dello spazio, ti ho promesso all'inizio di questo video di parlare degli alberi alieni. Possiamo utilizzare la scienza vista finora per pensare a come potrebbe apparire una pianta su un altro pianeta. Ricorda che tutta la vita, ovunque, richiede energia ed è molto probabile che esseri viventi su altri pianeti raccolgano la luce dalla loro stella per alimentare la vita, allo stesso modo in cui le piante fanno qui. Le piante si adattano alla luce disponibile e il tipo di luce che colpisce un pianeta è determinato da due cose: il tipo di stella in cui il pianeta orbita e, secondo punto, cosa c'è nell'atmosfera del pianeta. La luce viene filtrata dai gas dell'atmosfera. Nella nostra, per esempio, elementi come ossigeno, il vapore acqueo e l'ozono bloccano determinate lunghezze d'onda della luce. Solo alcune stelle vivono abbastanza a lungo da consentire l'evoluzione della vita. Le stelle tipo F sono grandi e calde, emettono tonnellate di fotoni blu e ultravioletti, che potrebbero significare organismi simili a piante. Su quei pianeti hanno bisogno di una protezione solare incorporata per riflettere la luce ad alta energia. E quel tipo di protezione molecolare darebbe alle piante il colore blu. O forse avranno sviluppato un modo per sfruttare quei raggi ad alta energia e riflettere il verde e il rosso. E di conseguenza ai nostri occhi quelle piante sembrerebbero gialle. Le stelle di tipo K e M invece sono più fioche e più fredde del nostro Sole, che è di tipo G. I pianeti attorno a quelle stelle potrebbero ricevere solo la metà dell'energia che riceviamo qui sulla Terra e la maggior parte dei fotoni disponibili sarebbe vicino all'infrarosso, quelle che non trasportano molta energia. Quindi la vita vegetale avrebbe bisogno di assorbire molte lunghezze d'onda diverse per avere maggiori possibilità di catturare abbastanza fotoni per sopravvivere. Potrebbero non riflettere praticamente alcuna luce e ai nostri occhi potrebbero sembrare molto scure o addirittura nere. È davvero bello pensare che un giorno avremo dei telescopi talmente potenti, capaci di vedere la luce riflessa di altri pianeti distanti che orbitano intorno a stelle lontane. E quei minuscoli granelli di luce potrebbero contenere indizi della loro miscela unica di lunghezze d'onda e dirmi forse c'è qualcosa di interessante lì, qualcosa come la vita. Ma per ora dovremmo ricordarci che la Terra è l'unico posto dove sappiamo con certezza che esiste la vita. Quindi dobbiamo assicurarci di prenderci cura della
del verde e magari piantare anche un po' di più per essere più sicuri, perché senza piante noi non esisteremo. Rimani curioso. Se ti è piaciuto questo filmato ti chiedo di mettermi un bel like, se invece ti piace il lavoro che faccio ti chiedo di seguirmi. Ti chiedo anche di condividere questo filmato con amici o conoscenti per far crescere il canale. Grazie per essere giunto fin qui e vi auguro buon tutto. Namaste!